Buonasera gentili spettatori collegati con il Palasassi di Matera. Questa sera assisteremo alla partita Olimpia Bauer Matera contro Campli Basket. Vediamo schierata in campo la formazione del coach per Campli, Piero Millina, e per l'Olimpia Matera Giovanni Putignano. Alla contesa Ponziani contro Battistini. Il primo arbitro augura buona partita. Si alza la contesa, comincia. Palla subito per l'Olimpia Matera. Di Marco porta palla, subito passaggio per Migliori. Penetrazione chiusa sul fondo. Migliori ancora temporeggia. In post per Battistini, tenta il tiro. Scarico per non si sa chi. Cantagalli subito per Birni. Sotto per appunto Ponziani. Canestro da sotto. Migliori per Ravazzani, non mette palla a terra, di Ravazzani, serve subito Battistini in posizione di guardia, end off con il Cozzoli, palla in mani di Marco, Migliori dalla media, tiro, canestro, Cantagalli per Burini, Burini porta palla, supera la metà campo, diviso da Cozzoli, palleggio ancora, servito Bolletta, Bolletta in post, in posizione di guardia per Cantagalli. In post per Di Carmine, Di Marchi si gira, tira, sbagliato. La palla finisce fuori, l'ultimo tocco è di Ravazzani per l'Olimpia. Palla per Campli Basket. La rimessa Gianni Cantagalli, ex giocatore dell'Olimpia Matera. Cantagalli serve in angolo Bolletta. Bolletta per Di Carmine che tenta la penetrazione e subisce fallo. Rimessa dal fondo a favore del Campli Basket. Alla rimessa Gianni Cantagalli. Cantagalli per Burini. Ancora Cantagalli, tiro da tre. Sbagliato, ferro, rimbalzo di Battistini, contropiede. In minoranza nella difesa. Battistini, tiro dalla media. Canestro. 4 punti di Battistini. Di Migliori, volevo dire, scusa. Burini per Ponziani. Ponziani ancora per Di Carmine. Di Carmine palleggio, blocca il palleggio. Serve Ponziani dalla media, tiro. L'arbitro fischia un fallo. Il fallo non è sulla palla. Fallo nell'area. Primo fallo di Di Marco. La rimessa Cantagalli. Cantagalli per Di Carmine, Di Carmine prova penetrazione, scarica a Cantagalli, Cantagalli tiro dalla media, canestro, Cioff perfetto, Di Marco recupera, prende palla dalla rimessa, palleggio sopra la metà campo Di Marco, ancora difeso da Burini, palla per Migliori, Migliori per Ravazzani che prende il contatto, Ravazzani ancora per Di Marco per Migliori, tiro da tre, appena riceve, sbagliato, rimbalzo di Cantagalli, raddoppiato da Cozzoli e Ravazzani, Cantagalli blocca il palleggio, serve subito Burini, Burini in corsa per la metà campo, serve Di Carmine, blocca il palleggio difeso da Battistini, riserve Burini che se la va a prendere a tre, tiro, sbagliato, rimbalzo di Ravazzani, Ravazzani subito per Cozzoli, Cozzoli tenta la penetrazione, perde palla, palla rubata da Gianni Cantagalli, Cantagalli ancora per Burini che rischia la stoppata di Battistini, Di Marco recupera, Di Marco prende palla. Di Marco supera tutti, scarica fuori a Migliori, Migliori per Cozzoli, tiro da tre, sbagliato, ferro interno, si lotta, Cozzoli riesce a recuperare palla contro Cantagalli e opta per un passaggio a Battistini anticipato, la palla finisce sul fondo, palla per Olimpia Matera. Alla rimessa Franco Migliori. Migliori.
migliori per Cozzoli. Cozzoli appena riceve, tira, sbagliato, rimbalzo di Ponziani. Burini, palla, super, porta palla a Burini, si ferma in prossimità della linea da 3. Palla ancora per Ponziani, Ponziani per Cantagalli, difeso da Di Marco. Palla per Burini, tenta di superare Cozzoli, Burini dalla media, si avvicina quasi da sotto canestro, tira, sbaglia, Cozzoli prende palla e la perde a causa di Burini, che tira e segna. Di Marco per Battistini in corsa, Battistini, l'arbitro fischia un fallo, Battistini prende il contatto di Carmine e c'è anche un fallo. Il fallo è di Carmine, appunto, e sarà sanzionato con una rimessa dal fondo a favore dell'Olimpia. Di Marco la rimessa. Di Marco per Cozzoli, difeso da Cantagalli. Cozzoli subito per Di Marco. Di Marco finta il tiro, scarica dentro a Battistini che tenta che dà la penetrazione, sbagliata, si lotta al rimbalzo, la palla finisce nelle mani di Burini, anche per Cantagalli. Siamo già dall'altra parte, Ponziani sulla media, ora nelle mani di Carmine, Burini ancora, Burini serve Di Carmine in post, Di Carmine cerca di spingere contro Cozzoli, serve Ponziani dalla media che tira e segna. Di Marco supera la metà a campo, Di Marco subito per Migliori, ha il vantaggio, riesce a superare, raddoppiato, scarica fuori a Di Marco, l'arbitro fischia un fallo in attacco, Migliori protesta contro Burini che a quanto pare si sia buttato, l'arbitro comunque vede un fallo e ci sono anche due parole fra l'arbitro e Migliori, infatti Migliori accusa una leggera simulazione. Cantagalli la rimessa, serve Di Carmine, Di Carmine porta palla, supera la metà campo Di Carmine, serve subito Ponziani, Ponziani in post per Di Carmine, Di Carmine segue il taglio di Cantagalli, bellissima azione, Cantagalli segna facilmente. Battistini segue anche lui il taglio di Battistini, di Ravazzani, che non riesce a bloccare la palla fra le mani. Burini, c'è anche un fallo in attacco, anche questa volta c'è un fallo d'attacco, c'è anche questa volta una protesta di Di Carmine che a quanto pare ha fatto il fallo. C'è anche un cambio per Campli, esce Di Carmine con 5 punti, scusate, con 0 punti, ed entra Serafini Alberto. Rimessa per Cozzoli, subito palla per Di Marco. Di Marco palleggia, supera la metà campo con un'ottima tecnica, supera l'avversario, tiro dalla media, bellissimo tiro, sbagliato, rimbalzo di Cantagalli, palleggio di Cantagalli in corsa, palla per Burini finta di penetrare, si tira indietro, tira da tre, sbaglia, la palla finisce fuori sul lato e appunto per l'ultimo tocco di Leonardo Battistini. Palla per Campli, alla rimessa Cantagalli, palla per Serafini, ora Burini end off, palla per Bolletta opta per un passaggio ancora per Ponziani, disturbato da Migliori che spinge la palla sul fondo. Burini prende palla per Cantagalli da molto lontano, tira, sbagliando, rimbalzo di Ravazzani, l'arbitro fischia un fallo sotto canestro e il fallo è di Ravazzani. A quanto pare gli arbitri si sono impuntati a fischiare falli e tutto contro il Matera in questa prima metà di primo quarto. Ci sono anche delle proteste sugli spalti, qualche scaramuccia. Cantagalli la rimessa, può riprendere il gioco. Cantagalli per Burini. Burini serve Ponziani, si gira da sotto, difeso da Ravazzani. L'arbitro finalmente fischia un'infrazione di passi.
e la palla sarà per Campli, anche qualche per Matera, anche qualche protesta dalla parte dei giocatori di Campli. Di Marco, per la portapalla Di Marco. I ragazzi del Matera molto incitati dal pubblico. Migliori tenta di superare. Palleggia, arresto, tiro dalla media, sbagliato. Matera oramai sembra non segnare più. La palla finisce sul fondo e il possesso sarà per Campli Basket. Burini difeso da Cozzoli, molto di superato da Cozzoli, supera la metà campo. Sfrutta il blocco di Ponziani, la palla finisce per Cantagalli che tenta la penetrazione sbagliando per pochissimo. Cantagalli a terra in contropiede, Battistini serve Cozzoli, a sua volta al volo, migliori passaggi da dietro per Cozzoli, penetrazione ancora migliori, disturbato, palla per Di Marco. Di Marco in palleggio, serve Battistini in post, fuori per Cozzoli, per migliori, tiro da tre, sbagliato per pochissimo. Contropiede, palla per Gianni Cantagalli che subisce il fallo a carico di Marcello Cozzoli. Per Cozzoli c'è già un secondo fallo e c'è anche un cambio. Cambio, Bauer, esce Cozzoli con 0 punti ed entra Marra. Matera sembra essere bloccata, appunto, non segna più da molto. Siamo sul punteggio di Campli Basket 12, Olimpia Matera 4. Il fallo sarà penalizzato con 2 tiri seguendo la regola del bonus. Il lunetta Cantagalli molto disturbato dal pubblico. Cantagalli, palleggio, primo tiro sbagliato. Esultanze sugli spalti. Cantagalli palleggia, alza la palla, scocca il tiro e segna. 1-2 per Cantagalli. Di Marco prende palla, porta palla appunto Di Marco, supera la metà campo, serve Marra che se la va a prendere, appena entrato. Palla per Ravazzani serve migliori per Battistini in post che tenta di girarsi toccando la linea del fuori, giusto fischio dell'arbitro. Palla per Campli. C'è anche qualche protesta da parte degli ultra dell'Olimpia Matera. Palla per Burini, sfrutta il blocco di Ponziani, tiro da tre di Burini, sbagliato. Migliori recupera palla per Di Marco, porta palla, serve Battistini, in corsa Battistini riesce a optare per un terzo tempo sbagliando, prendendo solo il ferro. Palla per in contropiede Cantagalli, tiro da tre, sbagliato, ferro pieno. Matera recupera palla, Di Marco recupera palla, palleggia. Serve Marra, passaggio impreciso. Comunque la palla ora nelle mani di Battistini da sotto che tira sbagliando. A quanto pare il canestro sta sputando fuori i palloni. Nel frattempo Ponziani, terzo tempo, difeso da Marra, sbagliato, rimbalzo di Ramazzani per Di Marco. Di Marco infonde calma nei propri compagni, passaggio lungo per Battistini, per Migliori. Migliori riesce a superare e c'è un fallo fischiato. C'è un handshaking fischiato. C'è un cambio nel frattempo per Campli. Anzi no, scusatemi, un timeout. Timeout chiesto dall'Olimpia Matera, inchiodata sul solito punteggio. Mentre il Campli ha Campli 13. Mancano 3 minuti e 8.
squadra in campo, il gioco riprende con un possesso per l'Olimpia. Alla rimessa Di Marco, Di Marco riceve palla dall'arbitro e serve subito Ravazzani in post. Ravazzani cerca di spingere dentro in palleggio, è raddoppiato, fuori per Di Marco, tiro da tre, Schoff, canestro di Di Marco. L'Olimpia ritorna a segnare. Palla per Burini, già nella sua metà campo d'attacco. Burini per Serafini. Palla per Bolletta. Bolletta commette una doppia, c'è stato anche un cambio per l'Olimpia Matera, infatti è entrato Ochoa al posto di Leonardo Battistini. Di Marco palleggio, temporeggio ancora Di Marco, difeso molto bene da Burini. Ravazzani intanto recupera palla, viene disturbato, perde palla, recuperata da Marra. Ancora Marra, palleggio, tenta la penetrazione, riesce a fare un tiro da circo segnando con il fallo. Questo fallo sarà sanzionato con un tiro supplementare. In lunetta Marra Alessandro. Marra, primo tiro sbagliato, 0-1. L'arbitro fischia anche un'invasione, anche se avesse segnato il canestro sarebbe stato annullato per un'invasione di Ravazzani. Cantagalli alla rimessa. Scusatemi, Bolletta prende palla, nel frattempo c'è un tap-in e segna Serafini. Di Marco, serve Marra, Marra riserve Di Marco che porta palla. Supera la metà campo Di Marco e temporeggia. Di Marco, serve Ravazzani che se la va a prendere salendo. Serve Ochoa, tiro dalla media, sbagliato, rimbalzo di... Burini recupera palla, penetra e serve fuori Serafini, tiro da tre sbagliato, rimbalzo di Bolletta, tiro sbagliato, secondo tap-in di Serafini, secondo tap-in consecutivo. Nel frattempo Di Marco già nella sua metà campo d'attacco, palleggia Di Marco e temporeggia, serve Migliori sfrutta il blocco di Ochoa. Serve Marra, Marra in post per Ochoa che non riesce a recuperare, palla rubata da Serafini. Cantagalli, passaggio lungo per Burini in angolo per Cantagalli, riesce a superare Ravazzani tranquillamente, scarico in altro angolo per Serafini. Serafini tenta per la penetrazione, bellissimo il giro in palleggio di Serafini, canestro. Bellissima giocata di Serafini. Di Marco, palleggio, sfrutta il blocco di Ravazzani, Di Marco ancora, tiro da tre, disturbato, airball totale. Nel frattempo c'è un cambio, esce Bolletta con 0 punti ed entra il numero 6 Angelucci. C'è anche un cambio per l'Olimpia Matera, esce Migliori con 4 punti ed entra Battistini con 0. Burini difeso da Marra, Burini ancora. Burini penetrazione, colpisce solo la tabella, Ponziani prende il rimbalzo, tira e sbaglia. Proteste sul pubblico, sugli spalti volevo dire. Di Marco, passaggio lungo dall'altra metà per Marra che fa arresto il tiro segnando. Burini prende palla, riesce a penetrare, scarica
in angolo per Petrucci, sbagliato, tiro da tre sbagliato, rimbalzo di Ochoa e nel frattempo termina questo primo parziale di gioco sul punteggio di Olimpia Bauer Matera 11, Campli 19. Riprende il gioco. Il gioco può riprendere. Angelucci alla rimessa. Subito per Burini. Burini difeso da Pasqualini. Subito palla per Ponzio. Difeso da Varaskin. Palla per Ponziani, volevo dire, scusatemi. Passaggio lungo per Battistini. Battistini da sotto canestro. Appoggia la palla al tabellone e segna. Nel frattempo come cazzo si... Burini, Serafini, end off, palla ancora per Burini, bellissimo pick and roll con Ponziani che appoggia la faccia facilmente al canestro. Marra recupera, Marra porta palla, supera la metà campo, palleggio, serve Battistini in posizione di guardia. Battistini sotto canestro per Ochoa, tenta di spingere col corpo. Ochoa si gira, tira, canestro in sottomano. Palla per Burini, difeso molto aggressivamente da Pasqualini. Siamo già dall'altra parte, Petrucci, penetrazione, e l'arbitro fischia anche un fallo prima. Secondo Serafini ci potrebbe anche essere un fallo antisportivo. Rimessa dal lato a favore del Campli. Alla rimessa Petrucci. Petrucci ancora recupera, prende palla, serve in post Ponziani che appoggia il tabellone e segna. Pasqualini prende palla alla rimessa e serve subito Marra che porta palla. Marra difeso da Burini, serve Pasqualini che se la va a prendere sopra. Pasqualini in post per Ochoa per Marra. Marra opta per una penetrazione, torna indietro, arresto e tiro, sbagliato per pochissimo. Tabella ferro fuori. Burini difeso da Pasqualini, ancora Burini, serve Gerlato e Petrucci dall'altra parte per Serafini, end off, ancora per Burini la palla, difeso da Ochoa. Burini serve in posta Serafini, difeso da Pasqualini, e c'è l'arbitro fischia un fallo. Il fallo è di Pasqualini. C'è anche un cambio per l'Olimpia Matera. Esce Di Marra con 4 punti ed entra Di Marco con 3 punti. C'è anche un cambio per Campli. Esce Burini con 4 punti. Nel frattempo rimessa, Petrucci alla rimessa. Passaggio lungo per Angelucci. Petrucci finta di tiro, penetrazione, tiro dalla media, sbagliato di poco. Terzo tapin ancora di Serafini. E canestro. Di Marco, palleggio. Serve Pasqualini, disturbato. Pasqualini per Varaskin. Passaggio che non è preso, un passaggio non preso da nessuno. Alla fine Di Marco la prende nell'altra metà campo. Con un'infrazione di campo, appunto. Petrucci alla rimessa. Petrucci il capitano. Petrucci per Miglio. Miglio per Angelucci che finta il tiro e scarica fuori per Serafini che tira la tre sbagliando. Rimbalzo di Angelucci ancora per Miglio. Miglio per Petrucci, tiro la tre in faccia a Pasqualini, sbagliato già dall'altra parte. Battistini in contropiede, Battistini terzo tempo, il suo solito terzo tempo, non lo sbaglia mai Leonardo Battistini, segna fallo e canestro, in lunetta Battistini.
cambio per Olimpia Matera, esce Pasqualini con 0 punti ed entra Migliori con 4 punti. Battistini, primo tiro segnato, 1-1. Miglio, Miglio, palleggio, serve Angelucci. Nel frattempo nel Serafini spinge a terra Di Marco, c'è un fallo in attacco. Palla per Olimpia Matera. Varaskin alla rimessa. Rimessa dal fondo. Di Marco. Di Marco sul fondo e scarica fuori per Migliori. Migliori spinge via Petrucci. Tira da tre. Fallo in attacco, appunto. Grandissime proteste sugli spalti. Molto clamore, infatti. Troviamo per il pubblico. Time out. Sospensione chiesta dall'Olimpia Matera sul punteggio di Olimpia Matera 18, Campli 25. Mancano 6 minuti e 50. Squadra in campo, Miglio porta palla, temporeggia, blocca il palleggio e serve Serafini per Ponziani per Petrucci che incrocia, tira e segna. Di Marco, passaggio lungo per Migliori che riceve subito, terzo tempo e tira, tapin di Varaskin che segna. Miglio porta palla, supera la metà campo. Palleggia, serve il taglio di Serafini, lo serve, c'è il tiro di Serafini e Migliori fa un'interferenza a canestro, infatti mette la mano sotto il canestro, appunto la spinge fuori il pallone. Battistini alla rimessa, Battistini per Di Marco. Di Marco per Migliori. Migliori, penetrazione, chiuso, perde palla. Ponziani la recupera. Serve Miglio che infonde calma nei compagni. Miglio ancora. Subito per Angelucci. E serve Ponziani dalla media che tira e segna. Di Marco per Varaskin. Varaskin per Ochoa in posto, Ochoa sgomita da sotto, tira e sbaglia per pochissimo, recupera la palla, ritira e sbaglia, l'arbitro fischia un fallo. Il fallo è appunto di Ponziani, sarà sanzionato con 2 tiri a favore dell'Olimpia Matera. C'è un cambio per la Bauer, esce Varaskin con 2 punti ed entra Ravazzani con 2 punti. Con 0 punti Ravazzani.
Time out chiesto dal Campli Basket sul punteggio di Matera 20, Campli 31. Mancano 5 minuti e 39 secondi. Squadra in campo di nuovo, i giocatori del Campli sono stati invitati dall'arbitro a entrare in campo. Ochoa in lunetta, si gira la palla fra le mani come al suo solito, primo tiro libero segnato. Ochoa, palleggio, si gira la palla fra le mani come suo solito, secondo tiro libero segnato anche questo, 2 su 2. Serafini prende palla, palleggia, supera la metà campo, serve subito Angelucci per Di Carmine, subito in angolo per Angelucci che tira e sbaglia. Battistini recupera palla, serve Di Marco, Di Marco supera la metà campo e porta palla, la porta avanti, serve Ochoa sotto canestro, Ochoa prende spazio e tira da sotto, segna. Miglio supera la metà campo, palleggio, porta avanti la palla, serve Serafini, difeso da Battistini, ancora per Angelucci, Angelucci per Di Carmine, Di Carmine, Di Carmine step back, tiro sbagliato, rimbalzo di Battistini per la prende Ravazzani, serve Di Marco, Di Marco in palleggio, dentro per Ochoa che sgomita sotto canestro, tira, sbaglia per un'inezia, rimbalzo di Ravazzani che nel tentativo di buttarla sulle gambe di Angelucci la butta fuori dal campo. Cambio per Campli, esce Miglio con 0 punti ed entra Burini con 4 punti. Migliori realizzatori del Campli, Serafini e Ponziani, mentre per l'Olimpia Matera Ochoa. Nel frattempo Petrucci dalla media tira e segna. Di Marco palleggia, difeso da... C'è un fallo fischiato all'arbitro, non sul pallone. I due giocatori, infatti c'era una scintilla fra Di Marco e il capitano Petrucci. L'arbitro decide di non penalizzare nessuno dei due giocatori per il momento. Nel frattempo c'è un cambio per Campli, esce Angelucci con 0 punti ed entra Cantagalli con 5 punti. Il giocatore chiama Migliori e decide un confronto con Migliori e Petrucci assegna un fallo tecnico sia per Petrucci che per Migliori, doppio fallo tecnico che non sarà sanzionato con nessun tiro libero. Migliori alla rimessa prende palla, serve Di Marco, c'è anche Di Marco, l'arbitro fischia un fallo a carico di Serafini.
Di Marco e Lunetta seguendo la regola del bonus. Di Marco, primo tiro segnato. Di Marco, secondo tiro segnato anche questo, 2-2. Cambio per Campli, esce Serafini con 10 punti, miglior realizzatore, uno dei migliori realizzatori, ed entra Bolletta con 0 punti. Burini per Bolletta, Bolletta ancora, Petrucci tenta, supera tutti, Petrucci fermato da Ochoa, finisce a terra Petrucci, contropiede Di Marco, penetrazione, opta per un passaggio di Battistini e a quanto pare c'è stato la palla felice sul fondo, c'è stato un tocco di Battistini. La palla è per Campli Basket, alla rimessa Cantagalli, ancora per Burini. Mancano 3 minuti e 50 circa, l'arbitro ferma il gioco. A quanto pare l'altro arbitro stava parlando con il coach Campli e assegna un richiamo per il coach che stava protestando. Ultimo richiamo, alla prossima protesta del coach Piero Millina ci sarà un fallo tecnico per il coach. Intanto l'arbitro è giunto appunto al tavolo della giuria per proferire qualche parola appunto con i giudici di gara. Gioco interrotto per un lungo frangente di tempo. A quanto pare c'è un qualche incomprensione fra arbitri e giudici di gara. Alla fine, per un arcano motivo a noi sconosciuto, può riprendere il gioco
di Carmine, palla in posizione di guardia, serve Bolletta, Bolletta difeso da Ochoa, palleggia, arresto, tiro sbagliato, rimbalzo di Battistini, Battistini palleggia lui, avanza solo lui, passaggio lungo per Ochoa che non riesce a bloccare la palla fra le mani e finisce fuori. Cantagalli alla rimessa, palla per Burini, Burini palleggia e porta, spinge la palla avanti, supera la metà campo Burini, sfrutta il blocco di Carmine, Burini tenta la penetrazione, passaggio per Di Carmine, ancora per Burini, Burini tenta, riesce a penetrare, perde palla e per errore Ravazzani con un tocco la spedisce sul fondo. Palla per Campli. Bolletta alla rimessa. Bolletta, serve Petrucci, Petrucci tira la tre sbagliato, rimbalzo di Ravazzani sulla sirena dei 24. Di Marco porta palla in posizione di guardia, palleggia e temporeggia, serve Battistini, Battistini per Migliori, Migliori sfrutta il blocco di Ochoa, nella penetrazione scivola, lotta contro Bolletta per il possesso della palla, l'arbitro assegna una contesa e il possesso sarà per l'Olimpia Matera, seguendo la freccia appunto. Seguendo la freccia del tavolo. Migliori alla rimessa. Migliori per Ravazzani. Ravazzani end off con Di Marco. Di Marco tiro da tre. Infatti c'è anche disturbato da Petrucci che commette fallo. Questo fallo sarà sanzionato con tre tiri liberi. Terzo fallo di Petrucci. Di Marco, primo tiro libero segnato. Di Marco, primo, secondo tiro segnato anche questo. Due su, anche questo. Di Marco, secondo tiro segnato, 3 su 3. Cambio per Campli, esce Petrucci con 4 punti ed entra Angelucci con 0 punti. Di Carmine rimessa per Burini. Burini palleggia, spinge la palla avanti, supera la metà campo, difeso da Battistini, attento nello sguardo. Burini sfrutta il blocco di Bolletta, tira dalla media sbagliando, recupera ancora palla con un rimbalzo, Burini esce da tre e tira sbagliando anche questo tiro, rimbalzo di Ravazzani che la strappa dalle mani di Bolletta, palla per Di Marco. Di Marco arriva nella sua metà, metà campo d'attacco e si ferma. Palla per Migliori riesce a penetrare, serve Ochoa in post marcato da 5 persone, tira, ecco, e tira e subisce fallo. Il Matera sta riducendo le distanze appunto dal Campli. Siamo sul punteggio di Olimpia Bauer Matera 29, Campli Basket 33. Campli Basket secondo posto in classifica con 16 punti, mentre Olimpia Matera con 14 punti. Ochoa, primo tiro libero segnato. Ochoa palleggio. Secondo tiro libero segnato anche questo, 2 su 2. L'Olimpia Matera sotto di 2 punti dal Campli. Ochoa miglior realizzatore dell'Olimpia Matera con 8 punti. Burini in posizione di guardia, end off, palla per Di Carmine, difeso da Battistini, in post per Bolletta, raddoppiato, passaggio lungo per Angelucci e palla per Cantagalli che tira da casa sua, molto lontano, segnando da 3.
un tiro di molta fortuna. Nel frattempo Ochoa segna da sotto canestro e riduce ancora le distanze. Cantagalli in posti, difesa di Marco, blocca il palleggio, fuori per Burini, Burini per Di Carmine, Ndoff, ancora palla per Burini, Burini palleggio, preferisce temporeggiare, sotto le gambe Burini, super, nel tentativo di superare Battistini, Battistini commette fallo, un fallo un po' ingiusto, inesistente infatti possiamo dire. C'è un cambio per Matera. Nel frattempo Burini lunetta, esce Migliori con 4, con sempre i soliti 4 punti, ed entra Cozzoli con 0 punti. Manca 1 minuto e 18. Burini lunetta, infastidito molto dal pubblico di Matera. Burini primo tiro sbagliato di poco, la palla gira sul ferro. Secondo tiro libero, sbagliato anche questo, rimbalzo di Battistini, palla per Di Marco. Di Marco sfrutta il blocco di Ravazzani, c'è un cambio di uomo, Di Marco per un passaggio a Ravazzani che non riesce a prendere palla, la palla finisce fuori e il possesso è per Campli. Si prepara anche un cambio per Olimpia Matera. Esce Battistini con 5 punti ed entra Marra con 4 punti. Palla per Burini. Burini per Di Carmine. Di Carmine segue il taglio di Cantagalli che tira da sotto segnando, evitando la stoppata di Ochoa. Di Marco, già nella sua metà campo, Di Marco sfrutta il blocco di Ravazzani. Per Ravazzani, preferisce non tirare, end off con Marra, Marra subito per Di Marco. Di Marco mette palla a terra, opta per una penetrazione, non riesce, opta per un passaggio a Ochoa da sotto che tira, finisce a terra, viene stoppato. Bolletta nel frattempo, porta palla, segue Cantagalli da solo, tira da tre sbagliando, ferro pieno, rimbalzo di Cozzoli, mancano circa 20 secondi il tempo di un solo tiro. Cozzoli per Di Marco, Di Marco step back dalla media, rimbalzo di Ochoa, tiro sbagliato, l'arbitro fischia un fuori e un possesso per Campli, mancano 11 secondi, sospensione chiesta dal Campli sul punteggio di Olimpia Bauer Matera 33, Campli 38. L'Olimpia era a un passo a raggiungere il Campli, a quanto pare l'ha riperso, infatti è sotto di 5 punti, mancano 11 secondi. Sugli spalti, sulla curva nord del Matera, pesanti ingiurie per l'arbitro. Nel frattempo corre il tempo, Burini difeso da Cozzoli molto aggressivamente, Burini palleggio, Cozzoli non lo perde assolutamente, Burini riesce a penetrare, tiro dalla media sullo scadere, segnato. Nel frattempo termina il secondo parziale del gioco sul punteggio di Olimpia Bauer Matera 33, Campli 40. Abbiamo visto delle belle giocate da parte di entrambe le fazioni e nel frattempo il primo quarto è finito con
con 8 punti di distacco, mentre questo è finito, questo il secondo quarto è finito appunto con 7 punti di distacco. Riprende la partita con possesso per Campli Basket. Burini porta palla, si ferma, serve Bolletta. Bolletta subito per Di Carmine in post già c'è la penetrazione sbagliata. Guardiamo, c'è anche un fallo fischiato a carico di Marra. Secondo fallo per lui. Possesso per Campli, rimessa per Cantagalli. Cantagalli muove subito la palla, quasi intercettata da Migliori. Migliori nel frattempo di carne sotto canestro, perde palla, fuori per Bolletta, finta il tiro, poi si alza e tira segnando. Di Marco sopra la metà campo, serve Battistini. Di Marco ancora per Marra palleggio, serve Migliori appena riceve, tira la tre sbagliando per pochissimo, rimbalzo di Carmine porta palla lui stesso, poi serve Cantagalli ancora per Di Carmine, per Burini che penetra, nel frattempo c'è palla persa. Migliori recupera palla in sottomano, segna. Scusate, Bolletta riceve palla in post. Nel frattempo Di Marco supera la metà campo in palleggio. Serve Battistini, penetrazione da solo, Battistini sbaglia per pochissimo. Di Carmine rimbalzo, porta palla fino a metà campo, poi serve Burini palleggio, penetrazione, bravissimo Burini, sbaglia per pochissimo, rimbalzo di Ravazzani, serve subito Di Marco in palleggio, in corsa, serve Marra ancora per Di Marco, palleggio e tiro da tre sbagliato, ferro pieno, la palla finisce fuori, palla per Campli. Burini prende palla, palleggio, sopra la metà campo, in prossimità della linea di tre punti, palla per Di Carmine, da solo, penetrazione, palla per... c'è anche un passaggio per Cantagalli, tiro da tre sbagliato, Migliori, palleggio, tiro dalla media, disturbato, airball totale, ci poteva essere una leggera fragranza di fallo, ma a quanto pare secondo l'arbitro il gioco era pulito. Di Marco la rimessa. Di Marco per Marra. Marra per Battistini. Battistini ancora. Serve Di Marco. Di Marco segue il taglio di Battistini. Battistini non riesce a stabilizzarsi. Cantagalli nel frattempo per Burini. Burini ancora per Cantagalli. Cantagalli opta per un passaggio a Di Carmine. Ancora per Burini. Palla per Cantagalli. Penetrazione disturbato da Di Marco che la manda sul fondo. Cantagalli ha rimessa, l'arbitro annulla tutto, c'è un fallo di sfondamento, Di Marco a terra, rialzato in piedi da Ponziani.
Bellissimo gesto sportivo di Ponziani, che rialza l'avversario caduto. Di Marco prende palla, palleggio, porta palla, supera la metà campo, sfrutta il blocco di Battistini. Di Marco non penetra, serve Marra. Marra per Migliori, Migliori tenta la penetrazione, opta per un passaggio anticipato da Burini. Burini per Cantagalli, Cantagalli all'eyup per Ponziano da sotto, che segna. Nel frattempo Migliori, difeso da Bolletta, Migliori in terzo tempo tira sbagliando, ottenendo però un fallo. Il fallo è di Bolletta, quarto fallo di Bolletta. Bolletta, a quanto pare il fallo è di Ponziano, infatti per lui quarto fallo. Ponziano sulla soglia dell'espulsione. C'è anche un cambio, esce Ponziano con 12 punti ed entra Serafini con 10 punti. Migliori 2 su 2, segna entrambi i tiri liberi. Burini per Di Carmine, dentro per Serafini, fuori in angolo per Bolletta, che tira da 3 sbagliando. Rimbalzo di Ravazzani che serve Di Marco, che porta palla a sua volta. Di Marco fermato da Burini. C'è un velo, diciamo, di Migliori, ancora palla nel mezzo di Marco. Di Marco crossover in angolo per Marra, tiro da 3 segnato. Bellissimo tiro da 3 di Marra. Ferro, alto tabellone e poi ancora canestro. Palla per Di Carmine. Di Carmine tenta di penetrare, fa il cosiddetto tiro del cameriere a una mano. Nel frattempo c'è il fallo di Serafini sul rimbalzo di Migliori. Per Serafini terzo fallo. Marra per Di Marco. Di Marco palleggio per Endoff con Battistini. Ancora palla per Di Marco. Di Marco per Migliori. Per Marra. Marra per Battistini. Battistini serve Di Marco. Di Marco in palleggio. Tenta di optare per un crossover. Serve Marra che penetra. Appoggia la palla, sbaglia per pochissimo. Un minimo di forza in più avrebbe segnato. Nel frattempo Ravazzani recupera palla e segna. L'esultanza e l'esplosione del pubblico del Palasassi. Matera ritorna a inseguire Campli, è sotto di soli 3 punti. Burini in angolo per Cantagalli, tiro da 3, sbagliato. Serafini rimbalzo ancora per Cantagalli che riprova da 3. Rimbalzo di Ravazzani, serve Battistini. Battistini in corsa, Battistini da solo, scarica Marra. Marra fuori per Migliori, tiro da 3. Migliori da 3! Riescono a recuperare Campli. Siamo sul pareggio, signori. Il Palasassi esplode. Stracolmo di gioia questo palazzetto. Nel frattempo Di Carmine per Cantagalli, penetrazione, scarico fuori per Serafini, ancora per Cantagalli, tiro da 3 di Cantagalli, sbagliato, ferro pieno, la palla recuperata da Matera, Ravazzani ce l'ha ancora in mano, end off per Di Marco, palla nelle mani di Di Marco, difeso da Cantagalli, Di Marco tenta il crossover, non riesce, dentro per in post per Ravazzani che tenta di sgomitare sotto, tiro della speranza, segnato! Ravazzani segna, con questo canestro abbiamo il sorpasso dell'Olimpia Matera. Nel frattempo c'è un time out, sospensione chiesta dal Campli Basket sul punteggio di Olimpia Matera 46, Campli 44, mancano 4 minuti e 21 secondi.
può riprendere il gioco. Palla per palla nelle mani di Burini per Serafini. Serafini serve Bolletta che la palla rimbalza sul petto e a quanto pare la palla finisce anche fuori. Il possesso appunto per l'Olimpia Matera. C'è un cambio per Campli. Escono Bolletta e Cantagalli ed entrano Petrucci, il capitano, e Angelucci. Marra riceve palla rimessa, porta palla. End off con Battistini, ancora palla nelle mani di Marra. Cozzoli se la va a prendere sopra. Cozzoli serve Battistini che anche lui se la va a prendere. Battistini tenta la penetrazione, infastidito da Serafini. Tiro sbagliato, airball, rimbalzo di Ravazzani. Ravazzani sotto canestro, segue il taglio di Marra. Marra segue Battistini che opta per una schiacciata sbagliata per pochissimo, infatti subisce fallo. Se avesse segnato sarebbe stato un memorabile canestro. Nel frattempo Battistini in lunetta. Nel frattempo di Serafini, quarto fallo, anche lui sulla soglia dell'espulsione. Battistini, primo tiro, segnato. Battistini, secondo tiro, segnato, 2-2. Burini, supera la metà campo, palleggio, serve subito Serafini. Serafini per Petrucci. Petrucci ancora per Burini. Burini palleggio, opta per un tiro. Palla nelle mani di Di Carmine, difeso da Ravazzani. Di Carmine, penetrazione, un sottomano sbagliato. C'è anche il fallo di Ravazzani. Secondo fallo di Ravazzani. Di Carmine e lunetta. Di Carmine, primo tiro segnato. Con questo canestro accorcio le distanze da Matera. Di Carmine, secondo tiro segnato anche questo, 2-2. Campli sotto di 2 punti. Primi 2 punti di Carmine. Marra end off con Battistini, ancora nelle mani di Marra. Marra palleggio, infonde calma nei compagni. Marra end off con Migliori, ancora Migliori, palla, Migliori, tiro da tre sbagliato di pochissimo, rimbalzo di Carmine. Di Carmine palleggio in corsa come una furia. Di Carmine appoggia al tabellone sbagliando, rimbalzo di Ravazzani, serve subito Marra in corsa. Marra chiama uno schema, Marra temporeggia in palleggio, sfrutta il blocco di Battistini. Marra palleggio e tiro, step back di Marra, canestro, bellissimo step back di Alessandro Marra. Nel frattempo Di Carmine da 3 segna, indovina la tripla di Carmine, 9 punti per Marra. Nel frattempo Di Carmine segna 5 punti e porta la squadra sotto di 2 punti. Migliori in posizione di guardia per Cozzoli che sale e se la va a prendere. Cozzoli per Marra. Marra lancio lungo per Ravazzani. Ravazzani non trova penetrazione, serve Marra. Marra da 3 si tira indietro e tira, segnando anche questo canestro Marra. Stupendo canestro, stupenda tripla di Marra che allunga le distanze da Campli. 12 punti per Marra. Nel frattempo Di Carmine penetrazione, c'è un fallo in palleggio. A quanto pare il fallo sembra essere un fallo di Di Marra. Marra al momento miglior realizzatore di Matera con 12 punti. Nel frattempo per l'Olimpia c'è un cambio, esce Ravazzani con 4 punti ed entra Ochoa con 10 punti. C'è anche un cambio per Campli, esce Burini con 6 punti ed entra Cantagalli con 12 punti. Con 10 punti, scusate.
Petrucci la rimessa per Di Carmine che se la va a prendere in angolo, tiro da tre sbagliato. Migliori recupera palla, mancano circa due minuti. Migliori palleggio, Migliori trova la penetrazione, tiro sbagliato di pochissimo. Due tiri per Franco Migliori, che subisce fallo. Fallo di Serafini, quinto fallo. A quanto pare Serafini è stato espulso da questa partita per, appunto, per aver commesso 5 falli. E Dermot. E Serafini, appunto, termina la sua partita con 10 punti. Migliori nel frattempo, Migliori, primo tiro segnato. Migliori, secondo tiro, segnato anche questo, 2 su 2. Il titolo di miglior realizzatore passa a Migliori con 13 punti. Nel frattempo Angelucci, tiro da 3, in guardia, segnato anche questo. Questa partita è diventata una sfida di tiratori. Marra per Migliori in posizione di guardia, Migliori in palleggio, per Marra ancora, Marra per Battistini, Battistini allo spazio, tiro da 3, airball totale di Battistini. Cantagalli nel frattempo riceve palla, Cantagalli serve Bolletta palleggia, resta il tiro dalla media, sbagliato, si lotta al rimbalzo, Battistini recupera palla in palleggio, lui Battistini, serve Migliori, Migliori Ochoa da sotto che appoggia il tabellone segnando, bellissima azione dell'Olimpia Matera, del team squadra Matera, che si vede che sta giocando con la voglia perché non vogliono assolutamente perdere questo match. Di Carmine nel frattempo difeso da Battistini, in post fuori per Bolletta, mancano circa 50 secondi, Bolletta nel frattempo in penetrazione, c'è un fallo, a quanto pare il fallo di Ochoa, no scusatemi, è di Marra il fallo, quarto fallo di Marra, anche lui sulla soglia dell'espulsione. È un vero peccato, sta giocando veramente una splendida partita nel punto più cruciale di questa partita. L'Olimpia è incitata molto dagli spalti. Bolletta, primo tiro, segnato. Bolletta, secondo tiro, segnato anche questo. Marra supera la metà campo, in palleggio, l'arbitro fischia un fallo tecnico. Fischia appunto due, fischia doppio tecnico. Fallo tecnico a quanto pare. Fallo tecnico di Battistini e appunto di... no. E anche di Carmine, nel frattempo c'è anche un cambio, esce Migliori, rientra Varaskin, nel frattempo Marra in palleggio per Migliori, finta il tiro, step back di Migliori, scarico per Marra, tiro a tre di Marra, sbagliato per pochissimo, un vero peccato, era entrato in un ottimo parziale. Petrucci tiro da tre, sbagliato, rimbalzo di Bolletta, l'arbitro fischia appunto fallo di Bolletta che aveva trattenuto Migliori. E appunto questo fallo sarà penalizzato con due tiri secondo la regola del bonus. Mancano 19 secondi. Migliori, primo tiro sbagliato, ferro interno.
Secondo tiro di Migliori segnato. Il tempo nel frattempo scorre. C'è tempo di una sola azione. Cantagalli, palleggio, temporeggia, guarda il tempo. Cantagalli si avvicina, tiro della Speranza, sbagliato, rimbalzo di Ochoa, manca un secondo, tiro di Veraskin della Speranza, airball. Finisce il terzo quarto sul punteggio di Olimpia Bauer Matera 58, Campli 53. Riprende il gioco, è entrato Pasqualini, Di Marco, palleggio, sfrutta il blocco di Varaskin, Di Marco non penetra, serve Pasqualini, Pasqualini per Cozzoli, taglio di Pasqualini, Cozzoli per Varaskin, finta il tiro per Pasqualini, tiro da tre di Pasqualini, in arretramento, segnato, Cioff, stupendo Cioff di Pasqualini. Erano tante partite che appunto Pasqualini non segnava, a quanto pare è tornato a segnare con uno stupendo canestro in arretramento. Nel frattempo Di Carmine, tiro da sotto, segnato. Penetrazione di Cozzoli, fuori per Pasqualini, tiro per Pasqualini, segnato! Anche questo Pasqualini! Arriva la tripla di Pasqualini! Altro canestro di Pasqualini, sono già 5 punti di fila. Carmine ancora, Cantagalli per Angelucci. Nel frattempo Di Carmine da sotto opta per un tiro, commettendo opta per un stupendo fallo. Deustacchio, primo tiro segnato di Carmine, scusate. Di Carmine, secondo tiro libero di Carmine, segnato anche questo, 2 su 2. Cozzoli, serve subito Di Marco, Di Marco porta palla. Palleggio, supera la metà campo, Di Marco, è temporeggia, tiene vivo il palleggio, serve Cozzoli che se la va a prendere, Cozzoli finta un incrocio, serve Ochoa, per Varaskin, end off, palla per Di Marco, per Pasqualini, opta per una penetrazione, scarico per Di Marco, intercettato da, intercettato, nel frattempo lancio sotto canestro per Ponziani, tiro, passaggio sotto canestro per Ponziani, intercettato. Segnato, volevo dire, scusate. Di Marco tira il palleggio, serve Ochoa sotto canestro, nel frattempo Ochoa penetrazione, scarico per Varaskin, tiro dalla media, sbagliato per pochissimo, rimbalzo di Petrucci, portapalla, serve Ponziani, a sua volta Cantagalli, e Cantagalli e Angelucci che tira e sbaglia, nel frattempo la palla ritorna nelle mani di Petrucci. Quindi possesso per Campli. L'arbitro fischia un fallo in attacco. A quanto pare in questo match gli arbitri sono ostinati a fischiare falli in attacco. C'è anche un cambio. Esce Varaskin con 2 punti. Ed entra Ravazzani con 4 punti. C'è un errore. Ponziani viene espulso per aver fatto appunto 5 falli e si appresta
a raggiungere la panchina. Sono già in due giocatori squalificati del Campli. Di Marco tiene il palleggio difeso da Bolletta. Di Marco ancora, serve Pasqualini. Pasqualini sfrutta il blocco di Ravazzani. Pasqualini scarico per Cozzoli. Cozzoli per Di Marco. Palleggio, step back di Di Marco. Tiro segnato Di Marco. Step back di Di Marco. Bolletta per Cantagalli. Passaggio per Petrucci. Bolletta se la va a prendere. Serve Cantagalli. Tiro da tre da molto lontano di Cantagalli. Sbagliato. Ferro pieno. Rimbalzo di Ravazzani. Palla per Di Marco. Di Marco in palleggio, supera la metà campo e decide di fermarsi. Di Marco cerca di penetrare, scarica fuori per Ravazzani. Ravazzani end off con Di Marco, ancora la palla nelle mani di Marco. Di Marco, penetrazione, scarica a Ravazzani. Ravazzani sgomita sotto canestro, si gira e tira segnando. La Bauer oramai ha messo appunto un pesante parziale e anche un lungo vantaggio. Infatti più 9 punti la Bauer. Palla per l'arbitro, nel frattempo fischia un'infrazione, fischia un fallo per Pasqualini. C'è anche un cambio per Campli. Secondo fallo di Pasqualini, c'è anche un cambio per Campli. Esce Cantagalli con 10 punti ed entra Burini con 6 punti. Burini prende palla alla rimessa, sfrutta il blocco di Di Carmine. Di Carmine in post, fuori per Bolletta. Bolletta serve Petrucci, tiro da tre di Petrucci, sbagliato, rimbalzo di Ravazzani. Ravazzani per Di Marco. Palleggio, Di Marco palleggia, supera la metà campo. Di Marco blocca il palleggio e passa la palla a Pasqualini. Pasqualini, passaggio per Cozzoli. Cozzoli per Ravazzani, tiro da tre allo spazio e tira Ravazzani e segna anche Ravazzani da tre. Stupendo canestri, stupendi canestri in questa sera. Matera sopra di 12 punti, 70-58. Bolletta per Di Carmine. Di Carmine penetra dal centro, si ferma, Ochoa recupera palla. Palla per Di Marco che la porta avanti, segue Ochoa che appoggia la palla al tabellone e segna. Oramai Ochoa con questo canestro stacca la spina in questa partita. C'è anche una sospensione chiamata, sospensione chiesta dal Campli sul punteggio di Olimpia Bauer Matera 72, Campli 58. Mancano 5 minuti e 28 secondi. Riprende il gioco Burini, porta palla, supera la metà campo in corsa. Nel frattempo l'arbitro ferma il gioco.
dopo questo piccolo frangente di attesa può riprendere questa gara pimpante come non mai. Petrucci alla rimessa per Campli, subito per Burini. Burini difeso da Di Marco. Burini per Angelucci per Di Carmine. Ora c'è un end off con Petrucci che opta per un tiro da sotto sbagliato, rimbalzo di Ochoa per Di Marco. Di Marco in corsa, porta palla Di Marco per Ochoa. Ochoa penetra e la dà sotto per Ravazzani. Ravazzani però riesce a non tirare dato che è marcato da quattro persone, ma alla fine opta lo stesso per un tiro. È un eribor totale, infatti sorpassa totalmente il canestro. Nel frattempo Burini, penetrazione, difeso molto bene da Pasqualini. C'è un cambio di uomo, Pasqualini resta su Petrucci. Di Carmine finta il tiro, penetra fuori per Petrucci, tiro da tre in faccia a Pasqualini, sbagliato. La palla colpisce Ferro e poi il fuori. Beh, infatti oltrepassa il tabellone. C'è anche un cambio. C'è un cambio per Campli. Esce Petrucci con 4 punti ed entra Miglio con 0 punti. Di Marco riprende palla, difeso da Burini. Supera la metà campo Di Marco, difeso molto aggressivamente da Burini. Preferisce non tirare Di Marco, c'è un cambio di uomo con Bolletta. Serve Cozzoli per Ravazzani in posta. Ravazzani cerca di spingere col busto, si gira e tira segnando ancora. Ravazzani segna ancora. Sempre nella stessa posizione e sempre lo stupendo canestro. Di Carmine riceve palla. Palla per Miglio in angolo, tiro da tre, airball totale. Ci potrebbe essere anche una lieve stoppata di Di Marco. Nel frattempo contropiede, Cozzo riceve palla da solo, preferisce temporeggiare. Serve Di Marco. Di Marco aspetta. La squadra applaudita dagli spalti. Cozzoli riceve palla, tiro da tre, Cozzoli sbaglia per pochissimo. Rimbalzo di sono già dall'altra parte di Carmine, solo tiro da tre, sbaglia, rimbalzo di Ravazzani. C'è una stanchezza infinita, si vede soprattutto nei giocatori di Campoli che sono anche non motivati. Non sono motivati e infatti sono anche rassegnati. C'è anche un cambio per Campli. Esce Di Carmine con 8 punti ed entra Converso Matteo. Fallo, l'arbitro nel frattempo fischia un fallo in attacco. A quanto pare in questa partita gli arbitri pensano di voler giocare con il destino fischiando certe assurdità. Angelucci alla rimessa, serve Burini. Burini in palleggio per Bolletta c'è lo spazio, tiro da tre, sbagliato, rimbalzo di Di Marco. Di Marco opta per un passaggio a Cozzoli anticipato da Burini. Burini in penetrazione subisce un fallo. Il fallo è appunto di Di Marco. Il gioco riprenderà con una rimessa dal fondo a favore del Campli. Palla per Bolletta da sotto che tira, segnando un canestro essendo anche purtroppo fortunato, considerando l'andazzo che ha fatto la palla sul ferro. Di Marco difeso da Miglio. Di Marco sfrutta il blocco di Ravazzani. Ancora tiene vivo il palleggio, opta per un assurdo passaggio anticipato da Burini. Nel frattempo Angelucci nel tentativo di recuperare palla viene ostacolato appunto da Pasqualini. C'è anche un cambio per l'Olimpia, esce Di Marco con 10 punti ed entra Marra con 12 punti.
Palla per Burini, tiro appena riceve, canestro. Marra riceve palla, porta palla. Sono ancora tutti quanti nella, erano, non sono ancora tutti molto piazzati. Marra per Pasqualini. Pasqualini, serve Cozzoli che se la va a prendere in posizione in alto. Ravazzani end off, palla per Marra, tiro da tre di Marra, segnato ancora Marra. Marra ancora segna l'ennesima tripla. Oramai Marra è diventato uno dei principali tiratori da tre di questa partita, con 15 punti, migliore marcatore. Nel frattempo Miglio dalla media, primi due punti di questa partita. Mancano circa due minuti. Marra difeso da Miglio, end off con Pasqualini, palla per ancora nei mani di Pasqualini, l'arbitro fischia un fuori in quanto Pasqualini aveva toccato appunto la linea del fuori. C'è stato anche un giusto fischio arbitrale, le proteste di Pasqualini sono anche un po' infondate. C'è anche un cambio per appunto per Matera, esce Pasqualini con 6 punti ed entra Di Marco con 10 punti. Possiamo dire che Pasqualini ha giocato un'ottima partita per il momento. Bolletta per Burini. Burini mette palla a terra, sfrutta il blocco, sfrutta il blocco e opta per un pick and roll anticipato da Marra. Marra per Di Marco. Di Marco serve Ravazzani. Ravazzani tenta di trovare spazio, serve Ochoa. Ochoa per Di Marco che ha lo spazio, tiro a tre di Di Marco, sbagliato, rimbalzo di Ochoa che la prende praticamente in sulla testa di Converso. Nel frattempo Ravazzani con la palla la butta fuori. Palla per Bolletta, in post per Converso, Converso cerca di spingere, tiro, airball, palla per Ravazzani, Ravazzani serve Di Marco che porta palla, la squadra molto applaudita dagli spalti, Di Marco per Cozzoli, cominciano i secondi, però Ochoa da sotto che tira e sbaglia, rimbalzo di Ravazzani. Ravazzani per Marra che segue Di Marco in penetrazione, scarico fuori che viene recuperato da Burini, palleggio, tiro da tre, cominciano i secondi, mancano 42 secondi e c'è un fallo sotto canestro, fallo è su Converso, c'è il fallo, è appunto di Marra, quinto fallo di Marra. Marra termina la sua partita con 15 punti, al suo posto entra Pasqualini. Possiamo dire che per il momento il risultato di questa partita sembra essere scontato. Nel frattempo primo tiro di Converso sbagliato. Siamo sul punteggio di Olimpia Power Matera 77, Campli 64. Secondo tiro libero di Converso sbagliato, 0 su 2 di Converso. Pasqualini tiene palla, serve Di Marco, Di Marco avanti per Cozzoli, anticipato da Bolletta. Ma Di Marco sta sbagliando molti passaggi, Converso Angelucci nel frattempo segna. Di Marco perde l'ennesimo pallone, Di Marco a quanto pare per una botta, per un colpo di fortuna recuperano palla in quanto Burini aveva messo il piede sulla linea con la palla in mano. Mancano 28 secondi e il Matera è più 11. Di Marco riceve palla avanti, serve Ochoa, c'è una in fondo no calma, nel frattempo Ravazzani in angolo con la palla in posizione di spalle a canestro, in post basso Ravazzani comincia a spingere, segue Ochoa per Pasqualini che riserve Ochoa con un palleggio, ancora Ochoa, tiro Ochoa dalla media, canestro ancora, mancano 6 secondi e termina questa vincentissimo match sul punteggio di Olimpia Power Matera 76, Campli 66. Abbiamo visto
il miglior realizzatore di questa partita, Ochoa con 16 punti. Abbiamo visto una stupenda rimonta dell'Olimpia. Al primo quarto il punteggio era appunto 11 Matera, 19 Campli. Per il secondo quarto 30 Matera, 40 Campli. Al terzo quarto i giocatori del Matera hanno detto basta, basta farci umiliare in casa nostra. Infatti hanno rimontato totalmente con un più 5, con sopra di 5 punti, mentre la partita è finita appunto con 13 punti di scarto. Oggi abbiamo visto una Matera che non si vedeva da molto, dei giocatori, dei ragazzi soprattutto, con la voglia di vincere, che volevano dimostrare che a Matera, che al Palasassi, comanda la Bauer. Vi ringrazio, è stato un onore per me passare questa serata con voi, gentili telespettatori, e saluti dal Palasassi, saluti da Alessandro Venezia.